Per vincere nei rally era necessario sviluppare la tecnologia delle quattro ruote motrici. A questo punto nasce la Delta S4. Ma la Delta S4 è stata la macchina con cui il gruppo Fiat e la Lancia in particolare ha voluto sfidare gli altri costruttori nel mondo dei rally con le quattro ruote motrici. L'unico rimpianto della Delta S4 è che è rimasta incompiuta. Rally Safari richiede una presenza in loco in Kenya costante molti mesi prima, un anno prima dell'evento. Abbiamo vinto, secondo me, grazie al modo di pensare di Gian Lombardo. È stata la gara che mi ha dato la maggior soddisfazione. Quei 18 secondi sono stati un'eternità, ma è stata la cosa più bella che mi sia capitata di vivere. Si viveva tutti insieme all'epoca, non è che c'erano i dirigenti nel motorhome e i meccanici in mezzo alla strada. In mezzo alla strada stavamo tutti, a cambiare le gomme ci stavamo tutti, a metter mano alle macchine ci stavamo tutti. La fantasia e la genialità e l'adattabilità dei meccanici, dei tecnici, degli ingegneri della Lancia sono stati i punti di forza di tutti i 6 titoli mondiali consecutivi vinti. C'era da decidere l'intervento per trasformare la 4WD in integrale. Quindi col cartone io mi metto vicino e dico magari se facciamo un diamante fatto in questa maniera. E allora Maioli traccia 3 righe, sa, proviamo a farlo così. L'abbiamo fatto di cartone, l'abbiamo appoggiato, questa è la soluzione. Il primo passaggio è stato il motore a 4 valvole che ha permesso di incrementare la prestazione ovviamente. L'idea fu quella di creare delle linee molto più armoniose in controtendenza con la macchina. Tanto era spigolosa la macchina quanto doveva essere slanciata, arrotondata la linea della grafica. Ulteriore evoluzione, che è stata quella poi che ha portato alla citata Delta Evo o Deltona, è stato un intervento invece molto
più pesante per quanto riguarda la vettura, cioè l'aumento delle carreggiate anteriori e posteriori. 20, sinistra 5, destra 4, spagnola 50. Ma la soddisfazione, l'adrenalina che ti dà la Delta quando la guidi è incomparabile con qualsiasi altra automobile in circolazione o del passato.